I mercati rispondono negativamente all'annuncio di Mario Monti di dimettersi dopo l'approvazione della legge di bilancio. Piazza Affari crolla. In apertura fa segnare subito un meno 2,5%, ma ora le perdite sfiorano il 3%. Milano è stata trascinata giù dalle vendite sui bancari, tanto che i titoli delle principali banche sono stati sospesi per eccesso di ribasso. Ma è preoccupare soprattutto lo spread, che in pochi minuti è balzato a 350 punti e la sua corsa verso l'alto è destinata a non fermarsi più. Un dato questo che sta avendo ripercussioni anche su tutte le piazze europee. In attesa di capire se Mario Monti scenderà ufficialmente in pista nelle prossime elezioni politiche, Silvio Berlusconi fa la sua ennesima provocazione, invitando Matteo Renzi a unirsi alla sua battaglia liberale. Per lui le porte sono sempre aperte, ma il sindaco di Firenze e il leader dei rottamatori del PD dice no all'avance dell'ex premier. Io non sono in vendita, se hai lasciato le porte aperte per me, accetta un consiglio, chiudile, non servono. Non ha resistito ed è deceduta la donna di 67 anni ricoverata nella tarda serata di ieri all'ospedale di San Martino di Genova in seguito ad una violenta lite familiare avvenuta con il marito, nella quale l'uomo ha tentato di strangolarla. Durante la discussione, nata per futili motivi, la donna per difendersi dal coniuge lo ha coltellato più volte. L'uomo ora si trova ricoverato presso l'ospedale Galleira. Il pensionato è stato sottoposto a fermo giudiziario ed è piantonato dai militari nel presidio sanitario in attesa di essere portato in carcere. Michael Bloomberg potrebbe acquistare il Financial Times. A rivelarlo, il New York Times Online, secondo cui il sindaco di New York, proprietario dell'omonima agenzia di stampa finanziaria, starebbe valutando un'eventuale offerta d'acquisto per il gruppo che controlla il quotidiano Financial Times e il 50% del settimanale The Economist. Secondo le stime degli analisti finanziari, il Financial Times Group vale circa 1,2 miliardi di dollari, un obiettivo alla portata di Bloomberg, che ha archiviato il 2011 con un fatturato di 7,6 miliardi di dollari, come commenta il giornale. Tonfo del Napoli a San Siro con i nerazzurri che vincono 2-1. Prima frazione di gioco disputata decisamente male dagli ospiti e che va di fatto a chiudersi con il doppio vantaggio dei padroni di casa. Vanno a segno Guarin prima e Milito poi. Nella ripresa Cavani accorcia le distanze, ma ciò non serve a scongiurare la sconfitta. Questa sera i posticipi Sampdoria-Udinese e Bologna-Roma chiudono la 16ª giornata di campionato.